Beh, io sono stato felice perché mia figlia è stata, ritengo, brava e poi ci siamo raccontati tante cose. È stato il primo appuntamento del Passioni Festival. Marco Tardelli, campione del mondo al Mondiale 82, è tornato ad Arezzo, città nella quale aveva allenato gli Amaranto nella stagione 2004-2005. L'ex centrocampista ha presentato il libro O tutto o niente, scritto insieme alla figlia Sara, che parla della carriera calcistica di Tardelli con alcuni aneddoti e quell'urlo mondiale che ad anni di distanza resta uno dei simboli di quell'Italia campione del mondo. Insieme all'ex tecnico Amaranto, Mirta Merlino, tornata al Passioni come moderatrice, insieme al giornalista retino Andrea Scanzi. No, io quell'urlo sì, mi ha dato molto, in un certo momento della mia vita l'ho anche un pochino odiato perché sembrava che avessi fatto solo quello, in realtà avevo fatto solo quello. No, invece c'è stato un prima, c'è stato un dopo, una carriera abbastanza felice, anzi molto felice. Nel mondo del calcio, una carriera che mi ha dato anche delle delusioni, naturalmente, mi ha dato la possibilità però di litigare con Boniperti, che era il mio presidente, che ritengo sia stato uno dei più grossi presidenti, perlomeno il mio sicuramente, ma anche nel Era della mondo. Juve, per i non. Beh, sì, appena della Juve, aveva fatto solo credo 500 partite. È stato quello che mi ha condotto nei 10 anni di Juventus e alla fine è quello anche con il quale ho litigato perché non sentivo più la sua pressione, non sentivo più il suo amore nei miei confronti e allora a un certo punto sono andato via. Però sono stati 10 anni magnifici che mi hanno dato tutto, poi in realtà sono quelli e quelli della nazionale che mi hanno dato qualcosa di importante.